Io sono Mattia, volontario del canile, ex collaboratore. E siamo qui stamattina perché vogliamo cercare di impedire la deportazione di alcuni cani e l'abbattimento di 35 alberi nella zona di sgambamento per la costruzione delle paratie alte 4 metri antirumore. E ciò ovviamente porterebbe il canile a una situazione pessima, perché creerebbero una zona assolutamente di forno di fianco ai box, e alla luce di questo appunto vogliono dimezzare anche il numero dei cani del canile. Il problema è che questo è un canile comunale che si appoggia anche, su cui si appoggia anche Castelmaggiore, quindi un sequestro, qualsiasi cosa, se si sforano gli 80 cani non sappiamo più dove metterli. E niente, qua ci sono poi fra l'altro anche tante cose, trame un po' oscure, dal momento che chi ha fatto causa al comune di Bologna sarebbe anche disposto a ritrattare la sentenza e rinunciare ai diritti che questa sentenza gli dà. E l'assessore Bosco è stato a parlargli e gli ha confermato questa cosa, e anche Saltarelli della Volt, semplicemente avendo una conferma da parte del comune che questo canile verrà spostato entro tot mesi o anche un anno. Non è un problema per lui, ha detto, io non ho problemi, tanto sono già 5 anni che sento il casino, quindi da qui a non mi cambia niente. Il fatto è che il comune sta facendo orecchie da mercante, cioè non sta cogliendo questa palla al balzo per, uno, evitare di spendere un sacco di soldi pubblici per un qualcosa che fondamentalmente va solo a deteriorare il benessere dei cani e di chi ci lavora dentro. E di conseguenza stiamo cercando di capire anche perché. Perché non accettate questo accordo che lo stesso signore che ha fatto denuncia e che ha vinto la causa dice di voler fare? E noi ci stiamo chiedendo questo. Intanto abbiamo bloccato che oggi partissero 10 cani per andare in un altro canile. E questa è una bellissima cosa. Siamo qui e vedremo di esserci finché la cosa va. Finché ce n'è bisogno. Finché i ragazzi qua dentro ne hanno bisogno. Ucciso nessun albero né in questo canile né altrove, basta uccisioni di esseri vegetali, abbiamo bisogno noi e ne hanno bisogno i cani e tutti gli animali, quindi il problema, la questione non è piantare nuovi alberi, la questione è rispettare gli alberi già esistenti. Vogliamo che il comune tratti immediatamente, cominci una trattativa, un accordo con Zimbalatti, il cittadino che ha vinto la causa, che ha stabilito in tribunale che qui debbano essere realizzate barriere che vanno a soffocare i cani, ridurre la capienza da 200 a 80, il canile è fatiscente, diventa insufficiente
e diventa un canile soffocante. Quindi vogliamo che il comune smetta di sprecare somme enormi per mantenere in piedi una struttura che deve essere sostituita con una nuova in un altro posto. Zimbalati è disponibile, il comune avvii la trattativa. L'assessore Gaggioli interrompa subito, chiacchiere e deportazioni. No chiacchiere e né deportazioni, assessore Gaggioli, ci sono migliori soluzioni. No chiacchiere, no deportazioni. Devo cantare più alto. No chiacchiere, no deportazioni, assessore Gaggioli, ci sono altre soluzioni. Basta spreco ingente per un canile fatiscente. Basta spreco ingente per un canile fatiscente. Non basteranno. Si fa un canile nuovo. Spenderà 200-250 mila euro per queste barriere. Non saranno sufficienti perché il Comune di Bologna ha dato l'autorizzazione a costruire nuove villette proprio di fronte al canile. Quindi i residenti delle nuove villette avranno diritto ad avere le barriere. Questo canile diventa un lager mostruoso, insufficiente e fatiscente, gli impianti sono tutti vecchi, fanno acqua da tutte le parti, costa una montagna di soldi in manutenzioni questa struttura che non serve più ad altro che a far soffocare dei cani e anche gli operatori e anche i volontari, perché qui un cane è morto di calore nel 2018, c'è il certificato veterinario. E voi pensate che quelli che non sono morti stessero bene? E pensate che staranno bene dopo le barriere che li vanno a impedire la circolazione dell'aria che arriva dai campi? E gli operatori e i volontari come fanno a lavorare, a pulire i cani d'estate? Certo, i volontari. Perché non sono dei robot, sono esseri anche loro, viventi e biologici, e i colpi di calore colpiscono anche gli umani, non solo i cani. Questo diventa è quello per cui combattiamo da sempre, diventa un maltrattamento, togliere gli alberi e l'aria agli animali che dobbiamo accudire e salvare. Ci saranno un sacco di rinunce per motivi economici, motivi di salute, molta gente è morta e ha dovuto abbandonare il suo animale. E questo vogliono ridurre il numero del contenimento dei cani, e questa è la cosa più assurda che si possa sentire. Non c'è sostegno, non c'è aiuto agli esseri animali e a chi li gestisce. Non si può ridurre un canile a Bologna quando devono proteggere assolutamente tutto quello che è la salute degli animali, gli operatori e anche di chi non c'è più e ha dovuto abbandonarli. Tiene un atteggiamento blindato e omertoso. La sentenza che l'ha obbligato a erigere le barriere è stata emanata in gennaio e il comune non ha detto niente né al gestore del canile, né ai volontari, né ai consiglieri e nemmeno alla consulta comunale Animali Habitat, dove sono rappresentate quasi tutte le associazioni animaliste di Bologna. All'improvviso, nei primi di giugno, è uscita la delibera della giunta comunale che ordinava l'immediato inizio dei lavori per erigere le barriere e abbattere 35 alberi. Qui gli alberi che danno ossigeno e mitigano la calura, che è notevole in questo canile, perché è un canile costruito male, perché gli ingegneri comunali che lo progettarono non ascoltarono le associazioni animaliste che indicavano come farlo, sono stati costruiti box. Allora, negli ultimi 15 anni il comune ha fatto due grandi ampliamenti in questo canile e adesso quei posti li stanno rendendo inutilizzabili con la riduzione dei cani, quindi rimarrà solo la parte più vetusta. Quindi il comune prima spende per ampliare, poi spende per distruggere, spende per mantenere in piedi una struttura che fa acqua come impiantistica da tutte le parti con dei costi enormi, enormi.
e l'abbattimento di 35 alberi è proprio la massata finale e noi non la vogliamo, difendiamo i cani che sono qui. Qualcosa, il Bologna deve fare qualcosa, basta con questo. Vogliamo parlare anche del gattile, che sono 4 anni che sono stati spesi migliaia e migliaia di euro per un gattile che è ancora lì, non c'è entrato mai un gatto, le casette hanno giustamente gli impianti di condizionamento, non c'è mai entrato un gatto. Hanno già rubati tutti gli impianti di condizionamento, non c'è più niente là dentro. Perfetto, casette. Questo è il modo di curare il denaro pubblico. Il comune di Bologna, quando progetta gli impianti, quando progetta le strutture, non consulta mai le associazioni, che sono quelle che sono più a contatto con gli animali e conoscono i comportamenti e l'etologia degli animali, non consulta nemmeno, non si confronta con la consulta comunale, organo ufficiale, quindi riconosciuto dal comune, in cui sono rappresentate tutte le associazioni animaliste, le più importanti di Bologna, che hanno competenze in merito all'etologia. Non viene mai consultata questa, riusciamo ad avere le informazioni di straforo e per quello che possiamo cerchiamo sempre di dare il nostro contributo, veramente in maniera costruttiva ogni volta che possiamo. Quando proprio il comune non ce lo consente perché non ci considera, le proteste diventeranno sempre più forti.